e 12 settembre alla Chiesa della Maddalena andrà in scena Al. Cosa vedranno gli spettatori? Allora, vedranno il lavoro di un anno, anche forse un pochino più di un anno, che io ho portato avanti insieme ai miei ragazzi, me li chiamo ragazzi, ma in realtà sono persone dai 15 ai 50 anni, non professionisti, che hanno portato avanti con me questo laboratorio da cui viene il nome, l'ARCO, Laboratorio di Ricerca Corporea, sul tema dell'Alzheimer. Tutti gli interpreti di questo spettacolo hanno messo qualcosa, perché il lavoro di ricerca che abbiamo fatto è stato un ricercare non solo a livello corporeo, ma i ragazzi hanno ricercato video, testimonianze, hanno letto molto, si sono informati e soprattutto, e questo è quello che mi interessa, hanno partecipato alle lezioni con i miei anziani, perché io lavoro appunto come danza terapeuta con un centro Alzheimer e loro sono venuti e hanno partecipato alle lezioni con gli anziani. Questo ha fatto sì che loro entrassero profondamente dentro la malattia, in prima persona dentro la malattia, toccassero il dolore, toccassero anche l'ironia, il gioco che c'era dentro le lezioni, perché comunque queste persone sono persone sì malate, ma sono comunque persone che continuano la loro vita e che continuano a vivere anche attraverso appunto gli stimoli, che dovrebbero essere tanti, perché in effetti si vede tanta differenza quando un malato di Alzheimer viene stimolato. Quindi io mi sento di dire che noi andiamo in scena, ma insieme a noi ci sono anche Aldo, Maria, Cristina, tutte le persone malate che hanno lavorato con noi. Nella malattia dell'Alzheimer ancora ci sono tantissimi tabù. Se ne parla, sì, se ne parla tanto, però anche con molta, non paura, ma un po', no? Quasi di tristezza, di vergogna, di, no? E quindi anche per questo ci ho tenuto a fare questo tipo di spettacolo, per parlarne in maniera poetica, perché poi la poesia arriva al cuore di tutti. È chiaro che noi non metteremo in scena il malato d'Alzheimer, no? Metteremo in scena tutte le emozioni che possono circuitare intorno a questa tipologia di terribile di malattia. E come si è avvicinata alla danzaterapia? È stato un percorso pazzesco il mio, perché io veramente sono partita dalla danza classica, e poi sono passata alla danza contemporanea, sono stata in America, ho studiato con da Alvin Ailey, da Merce Cunningham, da Martha Graham, negli anni in cui ancora questi grandissimi erano vivi, e quindi ho fatto lezione con loro, è stato meraviglioso. Poi da lì il teatro danza. E poi ho cominciato a sentire che volevo profondamente lasciare la tecnica, non mi ci ritrovavo più, scalciavo come un bimbo nella pancia della mamma, scalciavo, e la danza terapia mi è venuta incontro, proprio mi è arrivata Maria Fuchs, che è questa grandissima danza terapeuta ancora vivente, 90, credo che abbia 98 anni, una donna di una potenza straordinaria proprio, sia emotiva che corporea, che ho conosciuto per caso, ma il caso appunto ci viene incontro a volte, e da cui poi sono andata a studiare a Firenze, perché lei a quei tempi veniva a Firenze dall'Argentina e ha tenuto corso di danza terapia per 4 anni. E mi sono formata con lei, e da lì tutto il percorso mio si è completamente ribaltato, proprio è stato un ribaltamento totale,
Però tutto quello che avevo fatto comunque mi è servito, non ha fatto altro che aggiungere cose a cose. Però anche il mio lavoro, appunto, coreografico, non è più stato, non ha più avuto niente a che vedere con, come ti dicevo, con la tecnica. È stata una scelta e ho deciso di lavorare così. E soprattutto quello che mi piace è lavorare con persone che hanno avuto poco a che fare con la danza, che non. Ma questo non per dire che, anzi, ci mancherebbe, vengono anche danzatori da me a lavorare, però c'è qualcosa di grezzo che mi interessa, mi interessa cogliere quello che non è stato un po' contaminato, non so come farti, no? Come fartelo, come spiegartelo, ma è un po' così. E anche perché ti dico, quello che vedo anche con i miei malati, dagli anziani a tutti, è veramente la danza. È quello che io credo che sia la danza, il movimento di una mano, il battere gli occhi, anche se sei su una sedia a rotelle e mi guardi e mi dici io sto danzando con te. Questo è.